Domani, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, ricorre la giornata mondiale del malato che avrà la sua celebrazione culminante a Nazareth. Nel messaggio di quest'anno abbiamo riflettuto sul ruolo insostituibile di Maria alle nozze di Cana. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Nella sollecitudine di Maria si rispecchia la tenerezza di Dio e l'immensa bontà di Gesù misericordioso. Invito a pregare per gli ammalati e a far sentire loro il nostro amore. La stessa tenerezza di Maria sia presente nella vita di tante persone che si trovano accanto ai malati, sapendo cogliere i loro bisogni, anche quelli più impercettibili, perché visti con occhi pieni di amore.